troviamo nella zona che io definisco una zona liminale di Roma, perché è tra Colleoppio, Colosseo e Piazza Vittorio. La via del mio studio, che è via di San Giovanni in Laterano, confina proprio con queste realtà che sono anche molto diverse tra di loro. Passeggiare, fare la ronda anche di uscita che io faccio solitamente nei momenti di stacco dal lavoro, entro subito nel tessuto urbano della città. Io insegno in Accademia Fenomenologia del Corpo. E innanzitutto la docenza per me è un luogo fertile, perché lavorare con studenti, che poi il desiderio è quello di diventare artisti, forse sì o forse no, sicuramente è un momento di scambio importante e anche di sperimentazione per me e di messa in gioco. La mia ricerca artistica entra a gamba tesa nel mio aspetto di docente, quindi anche del tipo di lavori che propongo agli studenti, del tipo di ricerca e di studio che portiamo avanti insieme. Non mi definisco una performer, quindi questa per me è una cosa importante. Le mie sono delle azioni, nascono in questo modo. Io ho studiato anche danza contemporanea e teatro danza, quindi c'è una forma di training che ho fatto negli anni sul mio corpo, sicuramente sì. E quindi il corpo è per me un segno nello spazio. Il corpo ha a che fare anche con la scrittura, motivo per cui io lavoro moltissimo anche sul linguaggio e sono anche molto affezionata a quella tradizione, a quell'eredità di certa poesia visiva, che chiamerei poesia concreta, che arriva dagli anni 70 e che alcuni artisti hanno praticato, artiste donne. Per me la poesia, quindi la parola scritta, e il corpo vanno molto insieme. Non dico che sono la stessa cosa, però io scrivo con il corpo lo spazio. L'arte per me è un gioco, ma è un gioco serio. In questo senso, questo lavoro è sulle mie misure. Parole Cunzate, che è un lavoro che adesso è entrato in collezione alla Fondazione Rossini, è una grande installazione con due piatti della mia altezza, e anche le misure del piatto ricordano un po' il mio viso. Quindi, è sempre, se non c'è il mio corpo, c'è comunque una traccia. Quindi per questo dico che il corpo a tutti gli effetti è un segno, e quello che io richiedo in continuazione è entrare in relazione con. C'è stato un periodo particolare della mia produzione in cui io ho fatto l'arte partecipata. L'Impero Ottomano è un lavoro sulla resistenza, in cui io chiedevo alle persone di fare un braccio di ferro e ho costruito una carrucola con dei pesi. E quindi la persona si sedeva di fronte a me e io decidevo io che peso dare alla persona. Quindi io o me la giocavo patta, quindi non mettevo pesi, oppure decidevo un peso che era da 100 grammi a 5 kg, perché ovviamente sennò io avrei sempre perso. La dimensione del gioco, io lo chiamo setting, per me è molto importante, perché ci sono delle regole all'interno delle mie azioni. Cioè, se tu decidi di partecipare al mio gioco, sai che le regole sono queste e non si esce da questo, è un contenitore, no? E all'interno di queste regole, quando io facevo questo tipo di lavori, che adesso non faccio più, c'era sempre una richiesta, una domanda. Quindi questo lavoro del braccio di ferro, Impero Ottomano, è un lavoro sulla resistenza, mia fisica ovviamente, ma anche sulla resistenza linguistica, perché io alle persone chiedevo: cosa resiste nella tua vita? Queste parole sulla resistenza io poi le trascrivo live, in diretta, su queste lastre di ottone. Quindi c'era anche una forma di rispecchiamento, quindi questo discorso della dualità torna sempre. Anche questa del periodo relazionale, che ho fatto all'interno di un contesto di mostra molto più grande, che si chiama Magma Body and Words, che è stato fatto all'Istituto Centrale della Grafica, Palazzo Poli, a cura di Benedetta Carpi De Resmini, ed era una riflessione sulle artiste donne lituane e italiane dagli anni 70 ad oggi. Frustrazione, anche qui il gioco è sulla linguistico, perché l'azione della frusta, ma la frustrazione è anche qualcosa di psichico quando sei frustrato. E io...
facevo questo con 25 cinte che non erano scritte però. E quindi questo gesto lento che io facevo continuativamente, che comunque è fastidioso, si interrompeva quando le persone quindi venivano, si avvicinavano a me e iniziavamo a scrivere sulle cinte cosa ti frusta o cosa ti frustra. Quindi io ho finito di frustare, di far male con il linguaggio. Queste sono delle sculture che fanno parte di un'installazione che ho presentato alla Galleria Nazionale nel 2019 per una mostra che si chiama You Got to Burn to Shine, curata da Teresa Macri. La frase dice: per risplendere devi bruciare. Sono tutti degli oggetti che riguardano il mare e la mia infanzia. Quindi sono degli oggetti, questo è un pallone, il rastrello, poi c'è una paperella enorme di cemento, un materassino, che era il mio materassino non troppo grande, però comunque molto pesante. Sono oggetti che dovrebbero in realtà galleggiare, ma affondano, perché sono in cemento. Quindi un lavoro che io definisco sulla menzogna. Dentro la parola cemento c'è anche la parola mentire. La menzogna di un certo tipo di politica che dagli anni 70 in poi ha devastato anche il litorale italiano, da nord a sud, utilizzando il cemento che non è un materiale eterno perché si sgretola. Io ho iniziato lavorando con la pittura, era la mia ossessione. Quando ero ragazzina, a mio padre gli dicevo che andavo a fare corsi di inglese, ma in realtà andavo a fare corsi di pittura ovunque, in giro per Europa, partivo, prendevo passaggi, quindi è stata un po' la mia avventura. Il modo di affacciarmi all'arte per me è stato pittorico e questo sicuramente risente tantissimo anche nel mio linguaggio filmico. All'inizio io facevo dei video molto semplici, molto intimi a studio, e poi si sono aperti allo spazio pubblico con l'esperienza che ho avuto a Londra, perché ho studiato 2 anni, ho fatto un MA in Fine Arts a Londra, e quindi si sono aperti necessariamente alla città. Ho iniziato a viaggiare, a fare residenze all'estero, quindi l'impatto con lo spazio pubblico in questo senso ha condizionato e ha cambiato anche la mia ricerca, perché ovviamente nel mio lavoro io attraverso diverse discipline, dalla storia come grande narrativa, l'antropologia come luogo dell'incontro con l'altro e alla psicanalisi come terreno fertile in cui appunto si sviluppa la parola, che è proprio la terapia della parola. E quindi sono diversi ambiti che si intrecciano, motivo per cui anche la mia ricerca artistica si sviluppa con diversi linguaggi, quindi che passano appunto dalla performance, dalle azioni, al video, ai disegni, all'utilizzo della china, alle installazioni, ai lavori in scultura. Io declino tanti corpi, il corpo femminile, il corpo altro e il corpo dell'artista. Il corpo, dal mio punto di vista, può essere il luogo del conflitto. È questo che io sperimento. Tant'è vero che in molti miei lavori io lavoro sulla resistenza del corpo ed è il luogo del conflitto in cui si esprime un conflitto anche di natura sociale e in cui si esprime anche il potere sui corpi, il controllo. Questo per tutte anche le teorie del potere, mi viene in mente ovviamente Michel Foucault, che ha teorizzato il controllo sui corpi e la teoria del potere. E diversi lavori, miei lavori specifici che hanno lavorato, primo tra i quali è The Fox and the Wolf, Struggle for Power, in cui io ho girato il video all'interno del Salone delle Conferenze Internazionali alla Farnesina, quindi effettivamente un luogo del potere assoluto in cui si riuniscono i capi di Stato, con due ballerini, in quel caso c'erano un uomo e una donna, impersonificati in realtà da due maschere, che sono il lupo e la volpe. E lì ho fatto uno studio sociale, anche antropologico, di tutto quello che rappresenta The Fox and the Wolf, il lupo e la volpe, nelle culture tradizionali. Però l'ho declinata all'interno con un testo in lingua inglese, e anche qui la lingua del potere per eccellenza. One day the wolf makes the fox get him something to eat, and the fox says she knows where there are a couple of lambs. The fox steals a lamb for the wolf. But not content with just one, the wolf goes back for the other, where he is caught by the farmer's men and severely beaten. E anche quest'anno, sotto pandemia, ho prodotto un lavoro che si chiama I Fear,
e anche il modo in cui io esplico questo titolo, I Fear, potrebbe essere, io sarebbe l'io paura, ma anche un saluto quasi di origine tedesca nel periodo del nazismo. In effetti è un video molto breve, molto semplice, non ha pretese diciamo di 60 secondi, in cui io riprendo un gesto, quello che abbiamo fatto tutti probabilmente durante la pandemia, di tagliarci i capelli. Io l'ho fatto di fronte a uno specchio. È anche una citazione chiara a un'opera degli anni 70 di Rebecca Orna, in cui lei si taglia i capelli con due forbici, e io mi trasformo con questo audio grottesco di sottofondo, mi trasformo in Hitler, il dittatore tedesco. Questa paura, che è una paura che ha a che fare con il controllo sul corpo, con un certa giurisdizione, e probabilmente traduco in questo senso una paura che abbiamo vissuto tutti durante il periodo pandemico, la paura anche di non toccarsi più, la fenomenologia di cui parliamo prima, no? Di questo essere immersi in un mondo che ci riconosce, ma se questo mondo non esiste più e io il rapporto con l'altro lo smarrisco, no? Forse io allora non esisto, chi sono io, no? Che io forse non esisto più. Di fondo emerge questo, in questo periodo in cui c'è una situazione di emergenza a livello mondiale, c'è una sorta di rivendicazione sociale che è esplosa sempre di più, di questioni che non si sono mai risolte. E ecco nascere in Europa di nuovo il ritorno a nazionalismi. Quindi forse la mia grande paura fondamentalmente è proprio questa questione qui. Era semplicemente una persona completamente calata nella realtà che aveva davanti. Lavorare, cercare una promozione, riordinare i numeri sulle statistiche. Più che l'intelligenza, gli mancava la capacità di porsi il problema delle conseguenze e degli impatti delle proprie azioni. Chiunque poteva essere lui. Quella lontananza dalla realtà e quella mancanza di idee possono essere molto più pericolose di tutti gli istinti malvagi che forse sono innati nell'uomo. La relazione tra malattia mentale e malvagità è una relazione molto ambigua. Il linguaggio sicuramente è la paura dell'altro. Di trasformarsi, di abitare qualcosa di familiare che scopriamo che è in noi, che forse dal punto di vista psicoanalitico possiamo definire perturbante, in tedesco si dice Unheimlich. Dal mio punto di vista è molto interessante. L'unheimlich, il perturbante, è qualcosa di quotidiano che a un certo punto può esplodere nella nostra vita e trasfigurarla. E quindi questo perturbante penso che appartenga a tutti noi, quindi questa trasfigurazione in questo maschile violento, in questa paura, fa parte proprio di un sistema psichico. Altra cosa è invece assimilare la violenza o giustificare la violenza con la malvagità. E qui invece mi viene in mente un'altra filosofa a cui io sono molto legata, che è Hannah Arendt. Lei scrive un bellissimo saggio che è La banalità del male, e qui cito anche un altro lavoro che ho fatto nel 2017, che è The Beauty and the Beast. In questo lavoro io ripercorro il testo di Hannah Arendt, La banalità del male, in cui lei appunto parla di un gerarca anarchista. Dice che lui è il perfetto padre di famiglia, queste persone che lavoravano a Auschwitz tornavano a casa e facevano i loro doveri, i loro compiti. Quindi in realtà, e per questo la definisce la banalità del male, ma anche io definisco l'elemento questo, anche in questo senso perturbante, terrificante, che appartiene in questo caso alla violenza dell'animo umano. Line è un lavoro a cui tengo molto perché è frutto di un anno di produzione molto intenso. Questo lavoro un po' racchiude il mio processo di lavoro, nel senso che io sono partita da una parola, che è la parola breadline. Quindi questa linea del pane io ho deciso di tracciarla geopoeticamente in una sezione del Mediterraneo.
La sezione Mediterraneo, ovviamente dentro c'è l'Italia perché non è uno sguardo solo verso l'esterno, e io ho scelto una città che è Palermo, la Grecia e Atene, la Serbia e quindi Belgrado e la Turchia, Istanbul. L'altra linea importante è la linea femminile, però io qui ho voluto fare un passo in avanti, cioè la donna non è solo colei che sta dentro casa, ma colei anche che esce dal focolare domestico. E questo passaggio di uscita l'ho ottenuto lavorando su un testo, cosa io non ho mai fatto, musicale. Questo testo musicale si chiama Bread and Roses. Perché si esce con Bread and Roses? Perché Bread and Roses è un canto di protesta. Nel video ci sono le ragazze, ma ci sono anche i luoghi, perché ho raccontato il Novecento in qualche modo attraverso le architetture. Sono delle architetture anche fatiscenti e quindi da una parte c'è questa forte riflessione politica, sociale, sul lavoro, il pane, però il canto che cosa dice? We want bread, vogliamo il lavoro, but we want roses too, ma noi vogliamo anche le rose. Allora questa dimensione delle rose è la dimensione dell'arte, della musica, della cultura. Dietro On the Bread Line ci sono tutte queste tipi di riflessioni che appartengono ovviamente anche, io sono nata alla fine degli anni 70, anche a quello che io ho attraversato durante la mia adolescenza e tutto quel tipo di sottocultura che mi è arrivata fortemente addosso, che probabilmente non capivo ma che leggo adesso con una maturità differente. Resta appunto, non è una documentazione ma resta un video che è un'installazione molto grande a 4 canali e quindi sono, che vanno contemporaneamente, c'è una partitura scenica, musicale molto forte perché si corrispondono i gesti tra uno e l'altro e quindi è un lavoro fortemente complesso. In più ci sono anche io nel video che performo come le ragazze, quindi c'è questo dialogo interno e in più io ho anche prodotto, e ci sono nel libro edito da Quodlibet, che è con interventi di Stefano Chiodi, Riccardo Venturi e Benedetta Carpide Resmini, che è la curatrice. Emergono anche, si delinea insomma tutto il testo, più c'è una parte del mio diario, quindi io racconto dentro il libro anche tutta questa esperienza di quest'anno. Lo spazio pubblico racconta sempre una storia, sia che l'abbia in maniera esplicita come Piazza Taksim, dove ho fatto una performance che si chiama Soap Opera, è un tentativo impossibile di pulire la piazza. Diciamo che l'elemento dell'impossibilità, dell'utopia, è un altro elemento che entra molto nella mia ricerca. Quindi questo senso di gettatezza, come la chiamerebbe Heidegger, e quindi questo Dasein, questo essere proprio gettati nel mondo, no? E io come artista mi faccio carico in qualche modo, ma non perché penso di rappresentare tutti quanti, ma perché è la cosa che so fare. E quindi il corpo è la mia misura. La misurazione del mio stare al mondo, ma è la misurazione anche dello spazio in cui agisco. Dall'altra parte c'è anche l'elemento della natura. La natura per me ha un carattere molto definito nei miei lavori, perché è il mare. Probabilmente per le mie origini, perché io sono di origine calabrese del sud, non ci sono mai cresciuta in Calabria, però ho un DNA affettivo. Quindi il mare, che anche psicoanaliticamente può rappresentare anche l'affettività, il grembo, si porta dietro questo tipo di immaginario. Però il mare, socialmente e politicamente, per quello che riguarda l'Italia, invece ha una storia. Mi viene in mente il lavoro che ho prodotto quest'estate, si chiama Corpo Morto, che io ho girato in Puglia. Il Corpo Morto sono degli elementi in cemento,
semplici che vengono gettati in fondo al mare e poi ci si attacca la boa. Quindi in realtà sono effettivamente dei punti di ancoraggio in cui ci si mettono la boa e poi quando arrivano le navi in rada ci si attaccano. Questo è il corpo morto. E io anche qui linguisticamente sono partita da questa parola corpo morto, che a me piaceva molto ovviamente. Uno perché corpo morto è un lavoro per me di cambiamento anche rispetto alla mia, al mio rapporto col linguaggio. Perché? Perché negli anni ho fatto dei lavori di natura relazionale legati al linguaggio, chiedendo spessissimo alle persone delle parole, battendole sulla macchina da scrivere, facendo parole punzate, rompendole con dei piatti, chiedendo continuamente, viene da dire, agli altri di fare un vocabolario, un vocabolario di scrittura del mondo a tutti gli effetti. Invece corpo morto c'è un passaggio diverso, il linguaggio è il mio. Ho pensato di attaccare a questi corpi morti che ho gettato in fondo al mare nel porto di Ricase delle lettere galleggianti in questo materiale che è il poliuretano espanso, che è il materiale a tutti gli effetti dei giacchetti di salvataggio. E le lettere sono arancioni, esattamente come i giacchetti di salvataggio. Quindi la mia azione, faticosissima perché sono state più di 12 ore ferma sotto il sole su una barca, li ho gettate in fondo al mare e ho provato ad ancorare tutte queste lettere. Mi sono tuffata in mare, quindi proprio mi sono immersa in questo linguaggio. E le lettere per me sono state una forma di salvagente, perché il linguaggio per me è la cosa che salva. La scritta che esce fuori non è altro il corpo morto che parla, perché la scritta dice ancora o ancora, perché il corpo morto è un'ancora, corpo morto, che è l'oggetto, tra cielo e terra, coraggio, perché l'ancoraggio, l'oggetto che è emerso dal fondo, e anche al fondo c'è la stessa scritta, in questo senso è fenomenologico. C'è questo attraversamento, no? Merleau-Ponty in un suo bellissimo saggio prima di morire parla, no, che il mondo è attraversato e come questa percezione che abbiamo del mondo e delle cose avviene proprio come quando io guardo dentro una piscina e guardo le mattonelle, quindi questo spazio che c'è tra la vista, tra guardare le mattonelle, la carnalità del mondo è proprio questa roba qui, no? E quindi Corpo morto racconta questo.